Ciao, mi chiamo Annalisa. Ciao, io sono Ilaria. Ciao, sono Antonio e ho 22 anni. Ciao, sono Elena e ho 25 anni. Ciao, sono Nicolò e ho 28 anni. Ciao, sono Giulia. Ciao, mi chiamo Alex, ho 27 anni. Ciao, sono Elena e ho 29 anni. Ciao, mi chiamo Sara e ho 28 anni. Sono stata scelta da Aspen per partecipare a un progetto di inclusione delle persone fragili a Cusco, in Perù. Il mio progetto è a Totonicapan, in Guatemala. Saremmo dovuti partire per Cochabamba, in Bolivia. Sarei dovuta partire per Totonicapan in Guatemala. Sono stata scelta da Aspen Per un progetto di servizio civile universale a Lima. in un progetto per lo sviluppo sostenibile in ambito rurale in Bolivia. Sarei dovuta partire per Cajamarca, in Perù. Ho scelto un progetto che si propone di sostenere l'attività di imprenditrici artigiane e che quindi ha come fine guida l'empowerment femminile, un tema a me molto molto caro e per il quale studio quotidianamente. Il progetto per il quale sono stato selezionato tratta le tematiche dell'adattamento al cambiamento climatico e della transizione energetica, due tematiche che ritengo molto attuali e di fondamentale importanza. Ho scelto il progetto Tarija perché mi permette di coniugare l'agroecologia e i cambiamenti climatici, due ambiti che studio e in cui sono competente. Nel 2019 sono partita come corpo civile di pace in Ecuador. È stato in questo contesto che ho sentito il desiderio di continuare a formarmi sul campo. Da qui la mia scelta di partire quest'anno con il servizio civile. Ho scelto questo progetto Perché voglio mettermi al servizio della comunità e allo stesso tempo crescere a livello umano e professionale. Ho scelto di partire perché vorrei mettere le mie conoscenze a disposizione dei paesi più svantaggiati, intraprendere un percorso lavorativo nel mondo della cooperazione. Un modo per immergersi completamente in una cultura diversa. Ho scelto questo progetto perché credo fortemente nell'agroecologia come strumento di sviluppo rurale per raggiungere una sovranità alimentare sana e naturale e l'inclusione sociale che comporta. E non vedo l'ora di poter farne parte. Quando mi hanno chiamato, ho immediatamente deciso, consapevolmente, di dire sì, anche lasciando la stabilità economica e la mia famiglia. Il 13 agosto, con il biglietto in mano e un visto di cooperante residente, a pochi giorni dalla partenza, il ministero ci ha comunicato che non saremmo potuti partire. Per prendere parte al servizio civile ho dovuto sospendere gli studi universitari. Mi sono trasferita quindi dalla Germania, luogo in cui vivevo, all'Italia, tornando a vivere con i miei. Dopo essere stata selezionata, mi sono dimessa dal mio posto di lavoro, lasciando quindi la certezza, la garanzia di un posto fisso, in un momento storico peraltro molto particolare. Appena ho ricevuto la notizia di essere stata selezionata, ho subito deciso di lasciare il lavoro, la casa e la città dove vivevo da anni. Ho rinunciato ad intraprendere altri percorsi personali per poter vivere l'esperienza del servizio civile universale. Mi sono candidato anche nello scorso bando del Servizio Civile Universale, che, causa pandemia, è stato quasi completamente sospeso. Quest'anno, quindi da metà agosto, mi sono ritrovato in una situazione che purtroppo mi è abbastanza nota, nella quale pensavo, visti i presupposti con i quali credevo fosse uscito questo bando del Servizio Civile, di essermi lasciato alle spalle lo scorso anno. La comunicazione è stata non trasparente e mi ha fatto sentire un profondo senso di sfiducia verso le istituzioni. La sensazione peggiore di queste ultime settimane è quella del tempo che scivola via. Il tempo della crescita professionale, a cui ho rinunciato per mettermi al servizio, il tempo che ho investito nella formazione per acquisire gli strumenti e le risorse al fine di operare in loco con umiltà e con accoglienza, il tempo del desiderio e il tempo che sto togliendo alla costruzione del mio futuro. L'inaspettata comunicazione è arrivata in un momento nel quale la mia testa e il mio cuore erano già in Bolivia. Mi sono ritrovato perso e disilluso. Mi sono sentita immobile, sicuramente molto incerta e costretta nuovamente a dover riorganizzare i miei piani futuri. Rinunciare a questa esperienza per me significa rinunciare a un'esperienza di vita con le comunità in Bolivia, che mi darebbe modo di poterle raccontare e di poter apprendere da loro. Per me questo blocco significa tarpare le ali a centinaia di giovani che vogliono mettersi in gioco per il bene della comunità. Rimescolare le carte sulle decisioni future. Rinunciare a questa esperienza significherebbe rinunciare a una grande opportunità di crescita professionale e personale grazie allo scambio diretto con la comunità ospitante del luogo. Invece, ora mi ritrovo senza un lavoro a casa dei miei genitori nella speranza di poter partire. Spero quindi che il Ministero si renda conto dell'importanza che il servizio civile ricopre per noi giovani. E ci permetta di prendere il volo che aspettiamo da tanto. Spero che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale accolga nel più breve tempo possibile le istanze dei nostri enti e quelle di noi cooperanti, non tanto in un'ottica di soddisfacimento dei nostri desideri, quanto piuttosto per dare alla cooperazione internazionale la considerazione e la centralità che merita. Siamo consapevoli della scelta che abbiamo fatto, sappiamo quali sono le sfide che dobbiamo affrontare. Credo che questo sia uno degli scopi del servizio civile, cioè quello di mitigare queste
queste sfide e di lasciare un'impronta positiva per le generazioni che verranno. Ciao, ci vediamo in Bolivia. Ci vediamo in Bolivia. Ci vediamo in Perù. Ci vediamo in Bolivia. Ci vediamo in Guatemala.